Ciao a tutti, sono Marco Melluso di Malacopie.it. Siamo qui con Mariangela Galatea Vaglio, che è stata tra i protagonisti della 18ª edizione di Un'emozione chiamata libro ad Ostuni. Mariangela, com'è andata la presentazione? La presentazione è andata molto bene. C'era un sacco di pubblico, li ho visti tutti entusiasti, ovviamente mi sono casata perché giustamente un'autrice quando vede il pubblico che interviene è felicissima e quindi sono contentissima di tutto. Bene, so che anche le vendite sono andate bene. Mi hanno detto di sì, quindi Ostuni sarà la mia roccaforte da cui parto per conquistare il mondo. No. Benissimo. Senti, a proposito di Ostuni, hai girato un po' la città? Sì, è bellissima, devo dire. Posto meraviglioso, lo consiglio. Poi oltretutto ho scoperto anche che c'è un'interessantissima parte archeologica, con un parco archeologico, la donna di Ostuni, questo scheletro del paleolitico interessantissimo, quindi mi sono divertita da brava secchiona storica, mi sono divertita tantissimo anche da quel punto di vista lì. Quindi sì, possiamo dire che Ostuni è una città nella quale si respira la cultura. Eh sì, assolutamente sì, poi oltretutto si mangia anche benissimo. E cosa si vede. Che si vede perché te no. È impossibile rimanere magri. Senti, è un'emozione chiamata libro, cosa ne pensi di questa rassegna? Beh, mi sembra innanzitutto ben organizzata perché è molto, anche molto varia nelle proposte e quindi insomma penso anche una cosa che aiuti il pubblico ad avvicinarsi a queste cose così spaventose che sono libri, si devono sfogliare, leggere, è molto complicata. Ecco, allora nel salutarti e nel ringraziarti un augurio. L'anno prossimo, di nuovo ad Ostuni, con il secondo libro, il seguito di sì. Donne per esempio. Comincio con la donna di Ostuni e porto tutte le altre a questo punto. Benissimo. Grazie a Mariangela Galatea Vaglio, un saluto a tutti voi, ciao! Ciao!